Nuovo passo avanti verso la realizzazione della Pedemontana. Le ruspe hanno abbattuto stamattina l'ultimo diaframma della Galleria Naturale di Fagnano Olone, in provincia di Varese, parte della tratta A dell'opera. Il lotto A è lungo 15 km, si sviluppa tra Cassano Magnago e Lomazzo e collega l'autostrada A8 Milano-Varese con la A9 Milano-Como. Un'infrastruttura quindi che interessa le migliaia di pendolari e artigiani che si muovono tra Como, Milano e Varese. Finalmente, io dico, vediamo la luce, a tutti gli effetti vediamo la luce, perché come lei ha visto dopo 400 metri noi abbiamo sfondato questa parete e vediamo il viadotto che ci porta poi nell'altro comune di Gorla. Secondo me il segnale più forte che potevamo dare tutti insieme, privati e pubblici, per far capire che è un'opera per noi essenziale e che la completeremo. Lo stato d'avanzamento della tratta A dei lavori è arrivato al 70%, mancano impiantistica e rifiniture. La consegna è prevista per gennaio 2014, dopodiché si procederà con le tangenziali di Como e Varese e con gli altri lotti dell'opera. Quindi una parte di Pedemontana, la parte più importante penso che sarà definita per l'Expo, e poi proseguiremo, dato che anche noi abbiamo comunque l'obbligo e il piacere di continuare per tutta l'autostrada Pedemontana. Io penso che nel 2016 sarà l'anno di closing per quello che riguardano i lavori. Entro un anno invece dovrebbe essere pronta la prima parte della tangenziale di Como, che fa sempre parte del sistema Pedemontana. Ma direi che la prima parte è prevista con una consegna ad un anno, grosso modo, marzo-aprile del 2014. Il secondo lotto stiamo già lavorando con il commissario Carioni e abbiamo già invitato i comuni interessati per esprimere e condividere il percorso. Confermata stamattina una notizia che rassicura dal punto di vista delle risorse necessarie per la realizzazione della Pedemontana. Le banche hanno prorogato il prestito ponte da 200 milioni di euro e arriveranno ulteriori 97 milioni di euro di contributi pubblici.